Ciao ragazzi, oggi parliamo dell'eticità hegeliana. Per riuscire a comprendere cos'è la sostanza etica di Hegel, bisogna prima fare una riflessione introduttiva, perché è necessario comprendere che la morale non può trasformarsi in un gioco, in un trastullo della coscienza, oscillando tra il proprio egoismo e invece quelle che sono le leggi del nostro paese e andando magari a spacciare per bene qualcosa che invece è male e si finisce solo per nobilitare il male. Tutto questo non deve avvenire. Bisogna riuscire a seguire la legge, ma la legalità non deve essere una semplice esteriorità, cioè una obbedienza a una legge dello Stato separata poi da quella che è la riflessione della coscienza morale. Coscienza morale e legalità devono andare insieme, di pari passo, perché altrimenti si va a fissare in modo astratto, unilaterale, alcune determinazioni legali che poi vanno a creare magari danni da burocrate. Tutto questo non deve avvenire. Ci vuole sempre una ragione, un'intelligenza che vada poi a entrare dentro lo spirito, l'intenzione corretta della legge. È importante quindi, dice Hegel, proporre questa soluzione. Qual è la soluzione che ci propone Hegel? È quella di andare a, certo, mantenere l'esteriorità del diritto, ma avvicinandola anche con una interiorità morale. Quindi bisogna andare a comprendere l'eticità in modo concreto. Quindi la sostanza dell'eticità è il diritto più la morale. In questo modo ho una eticità che lui chiama proprio costume, norma di vita, comportamento pratico. Lui, Hegel, la chiama dimora, no? È quindi un luogo in cui l'individuo nasce, una dimora in cui è collocato in questa abitazione, in questo luogo, e ha i suoi orizzonti di valore consolidati, comportamenti condivisi, e va a orientare quindi le scelte e i comportamenti della sua vita all'interno di questa dimora, all'interno di questo ethos, di questo costume, perché ethos viene dal greco e vuol dire anche appunto dimora. È quindi l'eticità hegeliana un processo di adattamento di un organismo, di un individuo all'ambiente. Ma come avviene quindi questa eticità, che è una aspirazione al bene guidata dal comportamento razionale, come diceva Kant, ma è anche una realizzazione nelle istituzioni, nel lavoro, nella famiglia, nello Stato che ha buone leggi. È solo nell'eticità che l'uomo è veramente libero, perché al di fuori di un orizzonte legale non può esistere libertà. E perché ci sia questa libertà, ci deve essere fiducia nei confronti delle istituzioni, fiducia nei confronti della comunità. È importante quindi capire che la sostanza etica per Hegel si compone fondamentalmente di tre elementi: la famiglia, la società civile e lo Stato. Che cos'è la famiglia per Hegel? La famiglia è l'accordo dell'amore più la disposizione d'animo della fiducia. Ecco, questa è la base della famiglia per Hegel: amore e fiducia tra i membri che la compongono. La società civile
È invece l'insieme delle famiglie connesse dallo Stato come un sistema atomistico, cioè le famiglie non devono essere isolate, sparpagliate, ma devono essere un sistema connesso dallo Stato, quindi all'interno delle famiglie deve sentirsi anche la vita dello Stato. E che cos'è lo Stato? Lo Stato per Hegel è la sostanza etica, cioè il comportamento pratico di unità e razionalità. Quindi lo Stato è quella sostanza che ha dentro di sé questo processo di continuo adattamento di tutte le famiglie, di tutta la società civile, per arrivare alla razionalità e all'unità. Ecco quindi che questa riflessione hegeliana ci porta ancora a grandi interrogativi nel nostro tempo, perché capiamo che la sostanza etica è una visione complessa da realizzare e possiamo andare a prendere la riflessione di Gustavo Zagrebelsky, che è uno dei giuristi accademici, giudici costituzionali più importanti d'Italia. Chi è Zagrebelsky? Nasce nel 1943 in un piccolo comune vicino a Torino, è professore giudice costituzionale dal 1995 al 2004, professore emerito dal 2009 all'Università di Torino, ma insegna anche all'Università di Napoli e di Milano e ha al suo attivo moltissime, moltissime pubblicazioni. Quindi Zagrebelsky può essere ancora nel nostro tempo un valido apporto di riflessione per l'ethos oggi. Dopo il 17 febbraio del 1992 c'è una Tangentopoli che è emersa in Italia, e questo esempio della corruzione di Mani Pulite è importante perché dopo questa grande scoperta e tutti questi processi, purtroppo si constata che ancora oggi il sistema di corruzione pubblica è presente in Italia e questo porta ogni anno all'erario del paese un danno di 60 miliardi di euro. Questo problema, quindi radicato all'interno della nostra Italia, deve essere arginato, bisogna riuscire a frenare questo fenomeno perché va a minare la convivenza democratica e va a minare la nostra legge dello Stato. Ma purtroppo né le leggi né la paura della pena sono sufficienti. E neanche la buona coscienza dei cittadini sono sufficienti a risolvere questo problema di corruzione pubblica. Allora ci si potrebbe chiedere, Hegel che va a fare questa riflessione, no, di unione tra diritto e morale per avere eticità, può essere ad esempio d'aiuto nella nostra situazione italiana? Beh, Hegel avrebbe proposto la forza delle istituzioni come soluzione, no? Quindi come potenze etiche che reggono la vita degli individui. Oppure Aristotele avrebbe proposto l'abito morale, cioè andare a educare, a costruire i cittadini della polis in modo da portare il più possibile il singolo a vivere per la città, non per i propri interessi, per il proprio egoismo. L'eticità hegeliana va quindi a proporre qualcosa di diverso rispetto a Aristotele, perché c'è
una rettitudine che deve entrare dentro la mentalità delle persone perché non si deve pensare alla legge come qualcosa di imposto da fuori, ma come un obbligo che diventa proprio, che si vive in prima persona, no? E per Hegel questo si può ottenere solo con famiglia, lavoro, società civile e Stato, appunto. Vi leggo il passo dei lineamenti di filosofia del diritto di Hegel. Che cosa l'uomo debba fare? Quali sono i suoi doveri? Che egli deve adempiere per essere virtuoso? È facile a dire in una comunità etica. Non c'è nient'altro da fare da parte sua se non ciò che a lui, nei suoi rapporti, è tracciato, è enunciato e noto. Ecco, cosa vuol dire in questo passo Hegel? Che il cittadino, l'uomo, non dovrebbe fare null'altro di quello che già è nei suoi rapporti, nella sua comunità, nel suo essere virtuoso, facendo semplicemente la sua vita comune di famiglia, di lavoro, di società civile, questo gli si richiede, null'altro. Se i cittadini fanno questo, allora la corruzione può essere contenuta. Ma c'è un grande problema, perché la democrazia esige un nutrimento spirituale, la democrazia esige un abito morale, quella dimora, appunto, che avevamo detto prima, in cui crescere. E quindi è importante andare a riuscire a capire come l'ethos debba essere collegato al diritto, debba essere collegato alla legge anche oggi. E così infatti scrive Zagrebelsky intorno alla legge e il diritto come dimensione del vivere comune. Nell'odierno stato costituzionale il diritto è cosa complicata. Le sue componenti sono numerose. Agire secondo diritto richiede agli attori, legislatori, giudici e giuristi in genere la consapevolezza della loro posizione entro le istituzioni del diritto e dell'ethos che ne deriva. Ecco, quindi Zagrebelsky ci dice che appunto il diritto è complicato ed è importantissimo quindi che chi lavora, i giudici, i legislatori, gli avvocati, vadano a essere consapevoli dell'etica che deriva dal loro lavoro, della sostanza etica che produce il loro lavoro, e questo è importantissimo. Quindi Zagrebelsky conclude poi questo saggio dicendo che le istituzioni dello spirito devono avere il compito di portare stabilità, prevedibilità, garanzia alla vita comune, superando il gioco spontaneo tra gli individui e l'astrazione delle convenzioni giuridiche. Ecco, bisogna quindi per Zagrebelsky riuscire a avere garanzia all'interno della società civile, stabilità all'interno dello Stato, prevedibilità di quella che è l'esigenza delle famiglie, di questo sistema atomistico di cui si parlava prima, perché è importante da un lato avere una legge che è emancipante, liberante, non opprimente. La legge non deve solo punire e schiacciare, deve essere una legge che garantisce la democrazia e la libertà. Ma dall'altro lato è anche importante che le istituzioni operino andando a guardare all'esperienza consolidata che normalmente consente di comprendere meglio ciò che sta accadendo. E quindi, appunto,
anche per Zagrebeschi c'è questa unione, diciamo così, di spirito, di morale all'interno del diritto stesso. Rimane quindi naturalmente ancora aperta la nostra domanda, perché se ci chiediamo ancora come andare a eliminare la corruzione, o meglio le corruzioni, che sono molte, che vanno a compromettere il funzionamento della macchina pubblica, che frenano lo sviluppo economico del paese, allora se pensiamo a quali debbano essere le misure concrete da adottare per contrastare la corruzione, la risposta è molto complessa, molto ampia e sicuramente è ancora in evoluzione e di là da avvenire nel nostro futuro. Va bene, la professoressa Florio vi saluta, arrivederci, alla prossima lezione.